schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare in due con un amico e in una sessione privata sulla Team Divi. Allora, per fare questo glitch avete bisogno solamente della base operativa e di un garage ragazzi. Quindi passiamo al glitch. Allora, in primis la prima cosa che deve fare il nostro amico è entrare dentro un'attività, quindi andrà in attività, andrà in missioni create da Rockstar ovviamente, un lavoro da titano, e quando sarà dentro la missione premerà cerchio per uscire. Semplicemente quello dovrà fare ragazzi, nulla di più, entrare nella missione e premere cerchio per uscire, ma questa procedura la deve fare prima di entrare con voi nella base operativa ragazzi. Dopodiché entrate con il vostro amico nella base operativa, oppure entrate prima voi e dopo lo invitate, insomma vedete un po' voi quello che volete fare. E a quel punto, quando sarete in base operativa con il vostro amico, sarete pronti per fare il glitch ragazzi. Nella base operativa dovrete avere un'auto che volete duplicare con targa personalizzata ragazzi, perché con questo glitch non potremo mettere le targhe saranno tutte uguali, quindi è bene che abbiamo una targa personalizzata, perché dopo altrimenti potremo rischiare di prendere un blocco. Quindi una volta che il nostro amico sarà nella base operativa, l'unica cosa che dovrà fare, come avete appena visto, è rifare quello che ha fatto fuori dalla base operativa, cioè rientrare in un'attività, un lavoro da titano, e chiudere la sessione. Dovete stare in party con il vostro amico ovviamente, e adesso andremo a vedere il perché ragazzi. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare nel party dal nostro amico e schiacciare su di lui un partecipa sessione. Quindi andremo nel party, faremo partecipa sessione e attenderemo il messaggio che andremo a skippare, cancellare ragazzi. Dopodiché rifaremo doppio tasto PS, partecipa sessione, accelera e X subito ragazzi. Dobbiamo accelerare e spammare R2 parecchie volte in maniera tale che si farà lo schermo nero. Accettiamo il primo messaggio e rimaniamo sul secondo. Se tra il primo e il secondo messaggio vediamo lo schermo nero, vuol dire che il glitch starà funzionando. Se invece ci vedremo fuori dalla base operativa con l'auto dall'alto, vorrà dire che dovremo ripetere il tutto. A questo punto rimarremo 60 secondi in questa schermata, 60 secondi, minuto e 10 insomma, secondi più secondi meno non ha importanza. Io qui ragazzi vi vado a far vedere la data in cui ho realizzato il video, in maniera tale che vi rendiate conto del glitch insomma. Quindi a questo punto ritorniamo in game, o meglio io ritorno in game, però voi eravate in questa schermata nera. E passata la tempistica in cui vi ho detto di aspettare, quei 60 secondi, io qui ho aspettato un po' di più, però comunque sia sono 60 secondi più o meno, premete X per accettare ragazzi, vi vedrete scendere dall'alto e spawnerete sotto la base operativa. Basterà semplicemente accelerare ragazzi e ci troveremo in strada con l'auto invisibile in mappa, come potete vedere. Adesso scendo dall'auto e vi faccio vedere ragazzi. Ovviamente l'auto potremo guidarla come avete appena visto insomma, ed è invisibile in mappa. A questo punto l'unica cosa che dovremo fare è portarla in garage.
nel frattempo che vado in garage. Allora vi ricordo che in descrizione, ragazzi, c'è il link del contest Road to 10K per chi volesse partecipare. Lasci un partecipo al video e mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ragazzi, perché è importante per sapere quando caricherò i video e tutto il resto. Quindi mi raccomando, campanellina sempre attiva, e per sapere tutto quello che io faccio sul mio canale iscrivetevi al mio canale Telegram, troverete anche quello in descrizione, ragazzi. Iscrivetevi al mio gruppo Telegram, che troverete anche quello in descrizione. Insomma, aprite sta cazzo di descrizione se volete sapere di più sui miei contatti, ragazzi. Allora, una volta arrivati in garage, ragazzi, lasceremo l'auto fuori e nel garage dovremo avere una LG RH8 normalissima, ragazzi. Quindi usciremo dal garage con questa LG RH8 normalissima, prenderemo la LG che sarà rimasta fuori, la retro custom che sarà rimasta fuori, e la metteremo dentro al nostro garage. Vi ricordo, ragazzi, targhe personalizzate, mi raccomando, perché le targhe saranno tutte uguali. Quindi fate in modo di duplicare l'auto con la targa personalizzata, in maniera tale da non avere problemi con il blocco giornaliero. A questo punto, ragazzi, vedete che io sono entrato nel garage, l'auto si è duplicata. Adesso riprendo l'auto, la porto in base operativa, giusto per farvi vedere che l'auto è duplicata e che hanno la stessa targa. Come ho già detto, ragazzi, mi raccomando, ricordatevi il contest per i 10.000 iscritti, perché andrò a regalare un account con un valore di 800 milioni dentro, e quindi penso che sia un buon inizio per chi ha cominciato adesso a giocare a GTA, avere già un account con dei soldi contanti e dei veicoli. Penso che sia una buona cosa, e anche questo, aiutatemi a crescere, aiutatemi ad arrivare magari al mio primo target, che sono i 10.000 iscritti. Penso che non sia così difficile. Speriamo di fare uno speciale a questi 10.000 iscritti e vedremo che cosa riusciremo a fare e che cosa tireremo fuori da questi 10.000 iscritti. Quindi, ragazzi, come avete visto, io sto rientrando nella mia base operativa. Voi, per ripetere il glitch, ragazzi, non dovete fare altro che ripetere tutto da capo. Il vostro amico deve rimanere dentro l'attività e voi andrete a ripetere il glitch da capo. Io in questo caso non ne avevo bisogno, perché comunque mi serviva di fare un video, una duplicazione, e quindi ho fatto il glitch. Come vedete, ragazzi, la LG Retro Custom che ho usato per duplicare non si vede, però quando voi rientrerete in garage e non vedrete l'auto, vi basterà andare semplicemente al pallino azzurro, fare un cambio di posizione e il gioco sarà fatto, ragazzi. Come vedete, respawnerà l'auto e potrete continuare a duplicarla. Io adesso vado sopra, vi faccio vedere le targhe, che sono completamente identiche. Infatti il mio clone sarà da buttare via, perché non ci farò nulla. Però comunque sia, voi, ragazzi, mi raccomando, non fate targhe con auto, cioè auto con targhe numeriche uguali, ma fate solo auto con targhe personalizzate. Detto questo, vi lascio al resto del video. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.